avviandosi verso il suo epilogo, il festival strizza l'occhio al grande pubblico e si gioca delle carte importanti, si gioca il nuovo film dei fratelli Coen e Serious Man, si gioca l'ultima fatica della grande attrice Meryl Streep, Julie and Julia, una deliziosa commedia. Un'altra delle carte che il Festival Internazionale del Film di Roma si gioca in questo finale per conquistare il pubblico e i media sono i giovani protagonisti del secondo episodio della saga vampiresca Twilight, The New Moon. Non c'era il protagonista assoluto Robert Pattinson, ma sono arrivati tre attori di primissimo piano, ovviamente tre vampiri, capitanati dal biondo Jamie Campbell Bower, 21 anni, inglese, già scelto da Tim Burton nel film Sweeney Todd e che rivedremo ancora nel prossimo Harry Potter e i doni della morte. Applausi a scena aperta sono stati quelli che si è meritata Meryl Streep nel suo red carpet e per la deliziosa interpretazione nella commedia Julie and Julia di Nora Ephron, che narra la storia parallela di due donne americane che vivono in due epoche diverse ma si chiamano entrambe Julia. Ecco, vedete il bagno di folla della nostra Meryl Streep sul sobrio abito scuro che indossava in passerella. Erano appuntate due stelle, due proprio come i premi Oscar vinti da questa attrice che quest'anno ha compiuto 60 anni ma continua a essere una grande star. Per la bravissima attrice un vero bagno di folla.